tutti, vi ringraziamo per la vostra presenza, per aver scelto di assistere a questa presentazione del libro di Adriano Ficini. Ringraziamo lo stesso autore, Adriano Ficini, ringraziamo Erika Zella che a breve ci fornirà un commento tecnico dell'opera, ringraziamo Giuseppe Stimolo che leggerà alcuni stralci dell'opera e Giovanni Drago che ci aiuterà con alcune note. Delitto e Tempo, una pubblicazione che nasce, quel lavoro nasce da diversi mesi fa, un lavoro che è nato quasi per caso, ma che la casualità è solamente l'agenzia di questo lavoro, dopodiché abbiamo cercato di lavorare in maniera seria, professionale, senza lasciare nulla di intentabile al caso. Grazie anche a Adriano, che è stato un valido compagno di viaggio, e Marco, che è altrettanto. Adesso siamo aspettati il sindaco, più tardi che ci farà il suo saluto. Abbiamo detto che è un progetto che si basa su, appunto, interamente su giovani. Come potete vedere, l'impianto della serata è fatto solo per giovani, non una scelta. Per dimostrare che a Scicli e anche i giovani possono dare vita a qualcosa di culturale. E stasera finalmente, dopo mesi e mesi di lavoro, siamo qua felici e orgogliosi di presentare questa nostra prima opera, questo nostro lavoro, nostro e di Adriano Ficini. Adesso non mi voglio dilungare più di tanto, passo la parola a Bartolo. Tutto, buonasera a tutti e grazie per la presenza che sinceramente non ci aspettavamo, siete venuti numerosi. Io niente, aggiungo soltanto che la nostra associazione, l'associazione Il Liccio, è impegnata da tempo a cicli e iniziative culturali, abbiamo fatto laboratori di giornalismo, mostre fotografiche, perché la nostra mission è appunto cercare di valorizzare le eccellenze che a cicli comunque ci sono, senza limitarci a celebrare quello che già c'è, che c'è sempre stato, che è autorevole, perché secondo noi i giovani, quando c'è il merito, non ci sono i titoli, non ci sono le capacità, devono rivendicare un proprio spazio anche di autorevolezza. Quindi ecco, questo è lo spirito che ci anima, questo è lo spirito che ci ha portato in questa avventura insieme appunto ad Adriano. Stasera appunto presentiamo questa raccolta, il racconto di Adriano Ficini, che non ci conoscete, ha già vinto un premio nazionale, il premio Cuffetto d'Argento a Lucca, e basta. Quindi grazie per la presenza, cercheremo di non essere noiosi, quindi procediamo. Il sindaco, se viene bene, se non viene pazienza. Andiamo. Sì, procediamo a leggere alcuni stracci. Tratto dalla storia del signor Pasquale. Ma ora seguiamo la nostra cara vecchietta nell'itinerario che fece quel giorno e che la portò fin dentro la chiesetta di San Giuseppe, in cui era solita andare. Una visitina alla statua della Madonna la faceva volentieri una volta tanto, e sebbene solitamente ne andasse di pomeriggio, quel giorno sentì una voglia irrefrenabile di entrarci per fare magari una pregherina che non bastava mai. Il sole era ancora debole, ma i suoi raggi liquidi si distendevano già per tutto il quartiere, sfaldandosi tra le fessure delle pascole. Ciò che vide la vecchietta quel giorno è proprio inverosimile. E se non fosse stato anche per il prete che, attraversando l'altare, non avesse notato quel pasticcio che stava perpetrando proprio dentro la sua chiesa, nessuno quel giorno avrebbe potuto credere a una sola parola di quanto la vecchietta, in preda al terrore, andava balbettando per il quartiere. Tratto da Delitti e Deliri. E mai come in quel momento ad Angela era sembrato tanto odioso e insopportabile il silenzio dell'anima, della sua, che non guardava,
che ignorava, che annaspava nel suo immoto dolore intrappolato dentro le viscere graffiate, strappate, stritolate. Un grido, uno solo, acuto e straziante, ruppe la gabbia di cristallo in cui si era rinchiusa e le rese nuovamente umana. E forse quel suo risveglio improvviso le fu talmente inconsueto e doloroso che si infranse in un istante dentro la sua mente quel limite impercettibile e labile che separa la nostra natura da quella propria delle bestie. Guardò in faccia il padre ed ebbe come l'impressione di vedere se stessa dentro quegli occhi piccoli, marroni, accesi da una vampa incomprensibile, una vampa in cui il calore l'aveva contagiata. Forse fin da prima, forse fin da quando le mani grandi di quell'uomo si erano posate, delicate ma infide, sulla sua pelle chiara e suo corpo d'adolescente, e violentemente carezzandola avevano osato infangare il naturale patto di sangue tra genitori e figli. Tratto dal libro sacro dei demoni. La dimensione della sua testa era corrispondente al doppio di quella di qualsiasi essere umano. Non aveva capelli ma solo due piccole corna d'avorio, molto grosse, sembravano tirare verso l'alto la pelle del viso, così che gli occhi di colore rosso acceso, o per meglio dire iniettati di sangue, apparivano leggermente armati, allungati, sottili e spietati. La bocca, larga e sogghignante, lasciava intendere come essa fosse atta a compiere le più aberranti funzioni, degne di colui che aveva scelto le tenebre dell'animo come dimora perenne e adorato, come un dio che nei voluttuosi dei folli dei suoi seguaci nelle notti di luna piena partecipava anch'egli a quei giochi di sangue e depravazione nel buio degli inferi, attorniato dalle sue malefiche concubine. «Mi fai pena!» disse l'ambulante sputando sul pavimento. «Ora ascoltami bene!» aggiunse. Cominciò da lì a narrarmi pacatamente il vero motivo per cui era venuto a trovarmi. Giuseppe Stimo per il suo contributo e Giovanni Bravo per l'accompagnamento musicale. Salutiamo il sindaco, il dottor Franco Cicino, e l'assessore della cultura. Una comunicazione di servizio: il libro di Adriano si può acquistare all'ingresso, costa 8 euro e autoprodotto, non ci sono banche internazionali come finanza, quindi se lo comprate è cosa accredita. Ora darei la parola al sindaco per un saluto, l'assessore. Prende fiato il sindaco un attimo. Saluto l'assessore alla cultura, Vincenzo Iurati. Buonasera a tutti, scusate tanto il ritardo, appunto siamo trattati perché c'era contemporaneamente l'inaugurazione del presente evento, quindi ci siamo divisi tra i due eventi. Ed è importante appunto che ci siano tutti questi eventi di carattere culturale, per poter dire appunto che c'è fermo culturale. E, che dire, siamo contentissimi appunto di questa presentazione di questo libro, subito abbiamo accolto l'invito, la richiesta che ci è stata fatta e soprattutto perché diciamo a scrivere sono dei giovani. Neanche un mese fa eravamo appunto con già hai cambiato ruolo, già sei andata, hai fatto carriera e quindi è bello vedere appunto autori giovani, critici giovani, presentatori giovani. Moderatori e quindi diciamo ecco l'augurio è sicuramente è quello di continuare su questa strada. Come
acquistando appunto un aereo così per oggi, troverete sicuramente l'amministrazione comunale al vostro fianco, pur nel periodo di ristrettezza tutto quello che è possibile fare dal punto di vista dei supporti logistici, di locali, sarà sempre, ecco, diciamo, al vostro fianco proprio per intraprendere questi nuovi percorsi e queste strade. Un complimento anche naturalmente a Scippi Press, che è una voce importante a questo riguardo e si fa una portavoce di queste iniziative. Sicuramente lodevoli. Grazie. Mi scuso se ci andiamo prima, faccio un'altra cosa. No, buonasera a tutti. E come già diceva l'assessore Iurato, prima c'è stata quest'altra manifestazione. E quello che mi fa piacere è che, come diceva, che c'è tutto questo fermento culturale. È una cosa bella, stasera ad esempio ho saputo che a Cavalispica ad esempio il presepe non l'hanno fatto. Ora penso che sia invece giusto intraprendere determinate strade senza fare chissà che cosa, vedere, prendere il cielo con le mani un anno e poi lasciare tutto andare. Quest'anno noi a Scippi, così, grazie a tutto questo fermento culturale che c'è, quindi significa che è una città viva, che pulsa, e poi che è bello vedere tanti giovani nella platea. Vedere tanti giovani in platea veramente riempie il cuore, perché significa che è un paese vivo, perché io ho 63 anni, però se fossimo qua tutte sedute, persone che abbiamo 60 anni, è un paese che si avvia verso, non dico l'estinzione, ma quasi. Invece vedere tanti giovani è un bellissimo colpo d'occhio, ti fa diventare ottimista, e penso che in questi periodi così di crisi i giovani devono essere ottimisti. E vedervi qua seduti, affrontare determinati problemi, io sono orgoglioso, detto, di essere qua il sindaco di una città che può esprimere dei giovani che hanno scritto dei libri. Non è di tutti i giorni. Quanti sono gli autori che noi conosciamo dei libri che sono nati tutti nello stesso paese? Andiamo a fare una ricerca. Allora, se ci sono tanti giovani che hanno intrapreso questa strada, significa che veramente c'è un'intelligenza, c'è qualcosa, abbiamo qualcosa in più. E vedere poi anche che porta avanti un'iniziativa del genere, un giornale, Scippi Press, nato così, in sordina, piano piano, e che sta andando avanti e che arriva a un punto pure di pubblicare dei libri, per me ha un significato particolare. E veramente vi dico, sono orgoglioso di essere il sindaco di questa città, il vostro sindaco degli scippetani. Grazie e vi auguro a tutti buon Natale, buona fine, buon principio, e speriamo che il 2013 sia un pochettino più ricco e possano nascere altri autori che possiate scrivere, luogo, l'ho già presentata, che possiate intraprendere e quindi cimentarvi in nuovi libri, in nuovi scritti, che possono portare senza dimenticarvi mai di essere nati a Scippi, in questa bellissima città.